edizione al femminile, la 51esima dei premi internazionali Ennio Flaiano per la narrativa e l'italianistica. Cristina Battocletti e Greta Olivo, vincitrici delle categorie Over 35 e Under 35. Lucilla Sergiacomo, premio speciale per la cultura. 19 attrici, un evento senza precedenti nella storia del cinema, le protagoniste del prossimo film di Ferzan Özpetek, premio speciale per la narrativa. E poi Clarissa Klo, Serena Layena Marajosi, degli istituti italiani di cultura di Los Angeles, Dublino e Bruxelles, premiate per l'italianistica. Sezione intitolata alla memoria dell'ambasciatore difensore dei diritti umani Luca Attanasio. I riconoscimenti sono stati consegnati anche quest'anno dalla moglie Zakia e dalle loro tre figlie. È stato il regista scrittore Özpetek il primo a salire sul palco e a ritirare il Pegaso d'Oro per il libro Cuore Nascosto all'Aurum a Pescara. Durante la cerimonia, presentata dalla giornalista Martina Riva e seguita come consuetudine da Rete 8, nel corso della diretta condotta dal direttore Carmine Perantuono, iniziata con le interviste a finalisti, vincitori e componenti della giuria dei premi internazionali. Tra i momenti più toccanti della cerimonia, la consegna del premio speciale alla memoria del giornalista abruzzese Franco Farias, scomparso 3 settimane fa, consegnato ai figli Eddie e Alessandra dalla presidente dei premi, Carla Tiboni, figlia del fondatore Edoardo Tiboni. Il pubblico ha seguito con attenzione ogni momento della serata che si è conclusa con la premiazione di Cristina Battocletti con il romanzo Epigenetica, la scienza che studia traumi che ci portiamo dentro a causa di quello che abbiamo vissuto noi, i nostri genitori e i nostri nonni e il modo per superarli. Dedico a tutti quei bambini che stanno in quelle famiglie difficili e che non sanno di stare in quelle famiglie, e spero che ciascuno di noi, quando li vede, li possa aiutare, dare una mano, un buffetto, aiutarli a scuola. Dopo un serratissimo testa a testa vissuto in diretta, Battocletti ha prevalso su Antonio Franchini e il suo romanzo Il fuoco che ci portiamo dentro, incentrato sulla madre dell'autore, e su Dario Voltolini con il romanzo Invernale, in cui parla della malattia e della morte del padre. Lo scrittore torinese è nella rosa degli autori che si contenderanno il premio Strega il prossimo 4 luglio, e tra loro c'è anche la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, componente della giuria del Flaiano. Greta Olivo con il romanzo autobiografico Spilli, in cui affronta i problemi alla vista e patologie oculari, è la vincitrice della categoria Under 35, che ha visto finalisti con i romanzi L'olivastro e La fortuna del greco, Marta Azzura Puntaroni e Vincenzo Reale. Parla di Livia, che ha a che fare con l'oscurità, e per me molto spesso, no, le ragazzine hanno a che fare con vari tipi di oscurità e di vari tipi. In questi mesi, nel mio cuore, non soltanto nel mio, credo, ma nel cuore di molti, ci sono delle ragazzine che hanno a che fare con un tipo di oscurità inimmaginabile in Palestina, e quindi per me, insomma, che spero sia presto libera e che è nel mio cuore anche stasera. Ogni intervento sul palco ha rappresentato un momento di riflessione su importanti temi culturali, sociali e medico-scientifici, ma anche occasione per ricordare personaggi importanti del mondo della cultura e dello spettacolo. Il giornalista, scrittore e sceneggiatore abruzzese Ennio Flaiano, che sicuramente conosciamo meglio anche grazie agli studi e alle iniziative della docente autrice pescarese Lucilla Sergiacomo, vincitrice del premio speciale per la cultura, e l'attore Ennio Fantastichini, ricordato dal regista Özpetek. Domenica prossima ci sarà la sorpresa di un Flaiano creato dalla intelligenza artificiale. Il giornalista, il dottor Perantuono, mi ha chiesto: ma che cosa ne potrebbe aver pensato Flaiano? Cosa ne penserebbe Flaiano di fronte a questa trovata? E io sinceramente dico che sarebbe contento, perché è stato un grande sperimentatore di tutte le forme della comunicazione. Nel 2018, quando venni per il cinema qui, incontrai il mio amato Ennio Fantastichini. Ah, certo. Però noi non sappiamo mai quando vediamo per l'ultima volta la persona che incontriamo. Purtroppo per questo bisogna sempre comportarsi in un modo gentile. Dovevo ripartire subito, come stasera poi devo ripartire subito, però non volevo rimanere a dormire lì, perché si era fatta tardi, la mattina dopo c'era da fare,
Ennio mi ha detto: perché non rimani, domani mattina facciamo colazione insieme. Ho detto: Ennio, non ce la faccio, così, e ci siamo salutati, ma è stato tutto molto superficiale e non sapevo che dopo 3 mesi l'avrei perso. La kermesse continua questa sera al 6 luglio al Cinema Teatro Sant'Andrea di Pescara, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Si svolge il Flaiano Film Festival, diretto dal regista e sceneggiatore Riccardo Milani. La 51esima edizione si concluderà il 7 luglio in Piazza della Rinascita con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori delle sezioni cinema, teatro, televisione e giornalismo. E Rete 8, come sempre, ci sarà per seguire in diretta la cerimonia ed intervistare i protagonisti nel backstage.